Castelli, che significato ha questo ritorno fra le braccia di Farage per voi? Abbiamo semplicemente chiesto alla rete, come spesso facciamo, perché il Movimento 5 Stelle nasce con questo obiettivo, quello di rendere partecipi i cittadini su un portale come quello del Movimento 5 Stelle e Rousseau, che cosa avrebbero preferito fare, e le persone che hanno votato, e che ringrazio perché partecipare alla politica oggi è molto significativo, hanno scelto in prima battuta di provare a cambiare gruppo, come seconda scelta c'era quella di restare nel gruppo in cui, quello di Farage appunto, e la terza era quella di stare nel gruppo misto. Quindi quando la trattativa, diciamo così, non è andata a buon fine con il gruppo liberale, si è optato per la seconda, ricordando però, per onestà di informazione, che in Parlamento europeo funziona in una maniera totalmente diversa, e quindi non è una questione di alleanza politica, ma è una questione tecnica di strutturazione di un gruppo. Infatti ricordo che l'autonomia dei gruppi all'interno di uno stesso gruppo parlamentare è totale. Noi con Farage, per esempio, l'80% delle votazioni le abbiamo fatte in totale autonomia, contrarie a quelle che erano le votazioni di Farage. Questo perché proprio funziona così, quindi non è un cambio di fronte, come spesso si è detto. I nostri programmi rimangono quelli soprattutto sui temi europei, l'euro, la contrarietà ai vincoli che hanno messo l'austerity, che poi danneggiano l'economia nazionale. Ammetterà che parlare con il proprio elettorato, mostrarsi al proprio elettorato, venendo da una storia precisa e avendo fatto un accordo con Farage, che è, come dire, un euroscettico da dir poco, l'autore, certo, di Brexit, passare poi da quella posizione, anche se ci sono quelle questioni tecniche che diceva lei, ha una posizione diametralmente opposta, che è quella di ALDE, cioè europeisti convinti fino in fondo, sostenitori della moneta unica europea, sostenitori dell'euro, fortemente europei, e ritornare invece nelle posizioni di chi dice, come ha detto Di Maio, io in questa moneta non credo, e quindi referendum contro l'euro. Insomma, è un po' una conversione a U che segue una conversione a U. Non abbiamo mai cambiato i temi e non abbiamo mai cambiato le posizioni politiche su questi temi, assolutamente. Le faccio un esempio. Farage è un noto nuclearista. Noi in questi anni abbiamo portato avanti temi come l'etichettatura energetica, raggiungendo questo obiettivo. Non ce n'è stato nessun problema, stiamo ancora con un partito che è nuclearista, ma abbiamo fatto delle attività ottenendo dei risultati, come quello dell'etichettatura energetica, che è lontano anni luce, se ci pensate, rispetto a quel partito. Quindi forse fa più scalpore perché è un tema importante come quello dell'euro e come quello dei temi europei, ma per noi non cambia nulla e non è mai cambiato niente in questi temi. La nostra politica nazionale lo dimostra, e lo dimostreranno anche i voti che si continueranno a fare. Non è che perché cambiando tecnicamente l'appartenenza a un gruppo in Parlamento europeo si cambiano i temi, assolutamente no. La pensa così, però il web è pieno di persone deluse. Io non credo siano deluse, ci sta un dibattito, ci sta a chiedere, intanto cercare di spiegare e fare un dibattito costruttivo e democratico. Io credo che il Movimento 5 Stelle in questo è molto innovativo, perché oggi non lo fa più nessuno. Carlo Sibilia, con la sua storia, per carità, ex membro del direttorio, oggi dice in un'intervista a Repubblica: da mesi c'è poca trasparenza nelle nostre scelte, per noi è stata una caporetta. Io credo che ci sta la critica, ci sta assolutamente la critica. Per fortuna noi usiamo il web e tutti possono partecipare e dire la propria, e questo veramente oggi non succede. Cioè, noi abbiamo fatto la legge elettorale scritta con i cittadini in rete, stiamo facendo il programma per le prossime elezioni. È stata rettificata successivamente. È stata una proposta da parte di Beppe Grillo, tra l'altro è scritto nel codice etico che hanno firmato le persone che si sono candidate in Parlamento europeo. La penale delle 250.000 euro? E noi l'abbiamo inserita in quel codice etico perché volevamo evitare, cercando di inserire dei concetti etici, i cambi di casacca. Senta, che noi non approviamo per nulla. La consulta il 24 gennaio si esprime sulla legge, sì, elettorale. Con quale legge vorreste andare a votare, visto che voi comunque volete andare al voto? Noi vorremmo andare al voto subito perché siamo, sì, convinti che gli italiani si meritino un governo con un Parlamento eletto che scelga per le vite.
di tutti noi con le modifiche che la consulta ci darà, perché è la maniera più veloce. D'altronde, io devo dire, voi lo sapete, i palazzi un po' parlano, perché i muri parlano, le persone un po' meno, e quello che sta succedendo in questo momento è che sembra che gli accordi tra i vari partiti politici, che tanto smaniano, no, di prendere ottenere un risultato piuttosto che l'altro, non si riescono ad accordare. Quindi io mi auguro che la consulta, insomma, darà le sue specifiche, che poi vengano ratificate in qualche modo e si vada presto al voto. Grazie per essere stata con noi, grazie a Laura Castelli.